Gianfrancesco Gamurrini, Marcello Comanducci, Barbara Maggi, Alberto Merelli, Tiziana Nisini, Marco Sacchetti e Lucia Tanti. Questa è la squadra con cui il sindaco Alessandro Ghinelli governerà Arezzo per i prossimi 5 anni. L'ufficializzazione arriva dopo circa 15 giorni di distanza dalla proclamazione del nuovo primo cittadino. Un gruppo che, come sottolinea lo stesso Ghinelli, rappresenta tutte le forze politiche che lo hanno accompagnato durante la campagna elettorale, ma non sacrifica per questo la competenza e le capacità. Ho dovuto blindare la mia giunta per quello che riguarda le informazioni, perché in città c'era e c'è molta attesa e quindi la curiosità era sovrana. Sono stati fatti tanti nomi, alcuni ci hanno azzeccato, altri no, e quindi ho tenuto segreti quelli più importanti, diciamo quello che si chiama il cuore, no, della giunta. Le deleghe più importanti e più critiche, che sono quella alle infrastrutture strategiche, ciclo dei rifiuti, ciclo dell'acqua e ambiente, la delega a tutta la parte economica e la delega alla sicurezza, che io inizialmente avevo pensato di tenere per me, poi avendo avuto uno scambio di idee e quindi un accordo con il futuro assessore alle attività produttive, al turismo, appunto alla cultura, mi veniva da dire, lui mi ha chiesto di sollevarlo da questo tema perché aveva già delle deleghe pesantissime. Allora, riassumendo, la cultura per me, il mio carico sarebbe veramente diventato scarsamente sostenibile da un sindaco, perché io devo fare il sindaco, non l'ottavo assessore. E allora, essendomi preso una parte della cultura, ma nominalmente la delega ce l'ho io, ho dovuto pensare di spostare la delega alla sicurezza ad un'altra persona. E siccome la sicurezza nei prossimi mesi sarà uno dei temi fondamentali per la nostra città, ho voluto chiamare a ricoprire questo incarico una persona che avesse una personalità specifica, un'esperienza, una professionalità in questo settore, in questo campo. E quindi il viceprefetto Maggi è la persona, oltre che ad essere una mia carissima amica, che meglio risponde a questo criterio in città, direi. Questa scelta è legata ovviamente anche alla presenza tra i miei sostenitori della Lega, quindi è una proposta che proviene dalla Lega. Ora, questa ragazza con la quale io ho parlato è una persona squisita, è una ragioniera che lavora in banca, quindi c'ha anche una conoscenza di processi amministrativi. Non è stata scelta per quello. Diciamo che la sua professionalità, il nome mi è stato fatto dalla Lega, è stata adattata alle deleghe che oggettivamente lei può ricoprire in questo momento in questa giunta, che sono deleghe importanti, però non hanno quella valenza territoriale come altre, e quindi non l'ho messa nella difficoltà di dover rispondere ad esempio di luoghi, di situazioni che ovviamente le sfuggono. E quindi penso che farà un ottimo lavoro con la delega alle pari opportunità, al proprietario del patrimonio e soprattutto alle politiche della casa. Sì, mi sono espresso in maniera provocatoria, perché è evidente che nel giocare la partita della Due Mari nel comune di Arezzo occorre competenza, e Marco Sacchetti sicuramente ce l'ha, ma occorre anche un peso politico non secondario, e ce lo metterà direttamente il sindaco, per andare a contrattare nelle sedi opportune il passaggio della Due Mari nel territorio comunale di Arezzo, perché il passaggio nel territorio comunale non può che avvenire attraverso una variante urbanistica, e quindi la mia delega all'urbanistica, unitamente a quella delle infrastrutture strategiche tenute da Marco Sacchetti, deve produrre il risultato di annullare la soluzione che un illustre costruttore europeo ci ha proposto e che vede penalizzato prima di tutto il territorio del comune, perché l'infrastruttura passa a raso in territori che anche per noi sono di pregio, cioè passare ai piedi della collina di Agazzi non è uno scherzo come una strada a 4 corsi, tanto per ricominciare. E poi soprattutto questo allungamento di percorso, che secondo me è inaccettabile per la nostra città e che ci porterebbe a prendere, per andare diciamo a Siena, andare al Castello di Arezzo, prendere l'autostrada, arrivare fino a Bettolle, da lì uscire, attraversare, andare, insomma è un allungamento di quasi 35 km che secondo me non è giustificato. Si può pensare a qualche cosa di meglio e di diverso. Se il partner continuerà ad essere questo importante costruttore tedesco, bene, se dovesse non accettare soluzioni alternative che il Comune, d'accordo con l'assessorato alle infrastrutture regionale, quindi mai cose fatte da solo, in accordo, ma facendo capire che c'è una volontà politica diversa in città, ma non diversa perché Ghinelli è stato eletto al centro-destra, diversa perché ci si pone diversamente nei confronti di un tema che non si intende subire, si intende esserne determinanti, cioè determinare noi quello che vogliamo. Credo che sia possibile ripensarlo. Il problema rimarrà la questione infrastruttura a pedaggio, non a pedaggio, costi da sostenere per portare a compimento l'opera. Allora, la telefonata di complimenti noi l'abbiamo vissuta in diretta. In diretta, sì. Lei invece è andato a cena, insomma, che l'ha detto il cavaliere? Mi ha fatto le congratulazioni di persona, ha invitato lui perché mi voglia conoscere, questo marziano, come ha detto, che ad Arezzo è riuscito a prendere il comune.
e quindi sono andato insieme a Vittorio Sgarbi al sindaco di Perugia e al sindaco di Urbino, ospite di Silvio Berlusconi, che a me ha fatto le congratulazioni perché ero appena eletto, e poi si è fatto un po' di ragionamenti sulla cultura nel centro Italia, queste città legate a storie culturali diverse ma che possono essere legate da un fil rouge che si chiama sempre cultura, e quindi direi che abbiamo fatto una buona serata di lavoro ad Arcore nella villa di Berlusconi.